Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con le ali d'attacco, le seconde mute più forti al mondo in questo momento. Ragazzi, in realtà ci volevo fare le separate, le d'attacco e le seconde punte. Il problema vero è che ci sono moltissimi estremi d'attacco che possono fare anche la seconda punta, come Alexis Sanchez, per dirne uno. E è una top 10 questa. E anche viceversa, anche le seconde punte molte volte fanno gli esterni d'attacco. Quindi insomma ragazzi, per me è così. Ringrazio il buon Antonio per le clip, sono pareri personali ovviamente, come fanno tutte le ramanzine la faccio anch'io, fatemelo sapere nei commenti se siete d'accordo o disaccordo con me. Noi ragazzi non ci perdiamo in disguidi inutili e partiamo subito con il video, vamo ragazzi. Per me in decima posizione in questo momento c'è un Angel Di Maria, sempre più in forma, ma abbinato anche ad Ocampos. Ocampos del Siviglia, che ha trascinato gli spagnoli la scorsa stagione in finale di Europa League. Quest'anno invece il Siviglia è ai sedicesimi di Champions, cioè sedicesimi, oddio, ottavi di Champions, grazie anche a un nostro soprattutto El Nesiri, però magari ne parleremo nel video degli attaccanti. Di Maria, nonostante l'età abbastanza alta, è sempre più titolare in quello dei parigini, viene preferito a Icardi, viene preferito a Ken, ovviamente non a Mbappé e Neymar, ma per arrivare a quegli due devi essere veramente un mostro sacro, veramente un mostro sacro. Quindi diciamo posizione per questi due, che sono due giocatori che veramente mi piacciono tanto e hanno lasciato fuori giocatori veramente importanti. Nona posizione, ed è uno dei pochi giocatori della Serie A che ho messo, per Josip Ilicic. Josip Ilicic secondo me ha quel qualcosa in più rispetto al Papu Gomez, perché non ho messo il Papu, ha quel qualcosa in più rispetto magari a un Pasalic, che comunque ragazzi, ridendo e scherzando, l'Atalanta è arrivata a un minuto dalle semifinali di Champions, ragazzi. Quindi voglio dire, non è che stiamo parlando di una squadra che sta qua. L'Atalanta è andata veramente vicinissima alla semifinale di Champions lo scorso anno, quindi non è che sia tanto clamoroso il fatto che ho messo Ilicic in una posizione. L'anno scorso ha fatto veramente una stagione mostruosa, peccato che si sia persa la seconda parte di stagione, però poi è tornato, sta segnando più o meno ai livelli di prima, quindi insomma non è una posizione per Ilicic, che rispetto a Gomez è più padrone del gioco. Per questo ho messo lui e non il Papu. Per più padrone del gioco intendo dire un po' come Sterling, no? Un po' come tu dici, per me l'ambito determinante è Papu Gomez, ma Papu Gomez è un piccolo folletto che si muove qui e lì. Ilicic è quello che invece c'è sempre, ti puoi sempre estrarre, secondo me, il coniglio dal cilindro più del Papu, secondo me. Stessa cosa a Raheem Sterling, che ha fatto veramente un anno impressionante, è l'attaccante del Manchester City che ha segnato di più nell'ultimo anno e mezzo, più di Agüero, avete capito bene, più di Gabriel Jesus, più di Mahrez, più di Sané, che comunque l'ultimo anno è stato sempre infortunato, più di qualunque altro, ragazzi. Quindi ottava posizione per un super super Raheem Sterling. Davanti a lui ci arriva comunque uno che per me è più forte di lui in questo momento, ovvero Momo Salah. Magari l'anno prossimo metterò davanti Sterling, chi lo sa, però per il momento davanti ci metto Momo Salah. Momo Salah che ha fatto una stagione veramente incredibile lo scorso anno, sta facendo un'ottima stagione quest'anno, deve cercare di estrarre fuori il coniglio dal cilindro al Liverpool di quest'anno, per cui un Liverpool che veramente perde, ne sta perdendo veramente tantissime di fila. Vabbè, poi dipende da quando guardate il video, però il Liverpool è in un momento di forma veramente imbarazzante. E l'unica nota positiva è proprio questo giocatore qui, Momo Salah, che riesce a limitarne i danni e potrebbe far risuscitare in qualche modo il Liverpool. Non è il giocatore più determinante del Liverpool secondo me, perché comunque il Liverpool di giocatori determinanti ne ha assai, ma in questo momento mi sento di dire che Salah è il settimo esterno barra seconda punta più forte del mondo, io la vedo così. Davanti a lui comunque ci arriva un Serge Gnabry, sempre più decisivo, forse un po' discontinuo, ma quando è in forma ragazzi è un giocatore spaziale. Sì, so che probabilmente avrei dovuto mettere prima Salah, però fino all'ultimo non mi sentivo di mettere Gnabry. Comunque ha fatto un anno incredibile, ma non è perché ha vinto la Champions, perché la vittoria della Champions è l'esplosione di tanti al giocatore al Bayern Monaco, ovviamente Lewandowski per tutti, ma Serge Gnabry ragazzi ha fatto 25 gol la scorsa stagione, quest'anno ne ha già fatti tanti, poi non vi dico il numero perché dipende da quando guardate il video. Ma tra Gnabry, Coman e tutti gli esterni che ha il Bayern Monaco, Gnabry è sicuramente la seconda forza d'attacco dietro Lewandowski. Davanti a lui piovono critiche, Paulo Dybala. Ragazzi, criticatemi quanto cazzo volete, io stravedo per questo giocatore.
Non è un mistero che ogni volta che manca la Juve va male, manca col Lione e non riusciamo a rimontare. Con Real Madrid 2 o 3 anni fa gli fecero la gabbia, abbiamo perso 3-0, anche se poi ritorno abbiamo rimontato. Ora la squadra in un periodo no, in attacco, ma manca Dybala. Cioè ragazzi, quando Dybala gioca male, oppure manca, si vede che la Juve pecca di qualità, cazzeggia di qualità. Ma Dybala è impressionante ragazzi, è un giocatore che dopo Messi è il secondo che ha dei colpi. Per colpi nel piede, ragazzi. Lui da un momento all'altro può tirare da centrocampo e fare gol. Può inventarsi la giocata e farti l'assist. L'ha fatto in Juve Inter, l'ha fatto veramente tantissime volte. In Inter Juve parlo di quella della rimonta. Quindi, insomma, per me Dybala è quinto, ragazzi. È un giocatore impressionante. Davanti a lui torniamo ai giocatori magari più del pianeta Terra, perché Dybala quando vuole può essere anche un extraterrestre. Sì, lo so, sto spendendo troppe parole al mio per Dybala. Mané che per me è più forte di Salah, almeno in questo periodo. Mané è un po' più forte rispetto a Salah. Salah che sicuramente nella stagione 17-18 ha fatto qualcosa in più rispetto al senegalese Mané, ma l'ex Southampton è un giocatore spaziale, forte di destra, forte di sinistra, forte nei campi di gioco, forte nei gol, negli assist. È forte veramente, un giocatore abbastanza completo, ragazzi, se devo dire la verità. In pochi ho visto come lui che hanno capacità duttili sia di giocare tra le linee, sia di giocare non tra le linee, anche se il Liverpool ha un po' un stile di gioco ben definito. Davanti a lui invece Müller. Müller che non fa granché, è il re degli assist, ha fatto più assist di De Bruyne, ragazzi. E tra assist e rigori procurati parlo. Ma è il giocatore più determinante per un modulo. Per farvi capire, alla Juve, per il modulo che vuole giocare Pirlo, quello che ti fa cambiare tutto è Danilo. Nel Bayern Monaco è Müller. Lui fa la punta, la mezza punta, l'assist man a Lewandowski. Da essere il vice Lewandowski ne è diventata praticamente la compresenza lì in avanti, con Gnabry e Coman sulle fasce. Ma veramente Müller, eccezionale ragazzi. Terza posizione, del tutto meritata. Secondo, Neymar. Sì ragazzi, Neymar nonostante si infortuna di qua, si infortuna di là, per me è il secondo più forte al mondo in questo momento. Voi ora davanti vi starete chiedendo: ma chi è primo tra Messi e Ronaldo? Perché o hai lasciato fuori uno dei due, vuol dire che sei pazzo, oppure uno dei due sta negli attaccanti. Lo vedremo, ragazzi. Lo vedremo. Ma nel frattempo, guardate Neymar. Cioè, ragazzi, guardate che sguardo. Uno così che vi decide le partite. Questo è un alieno più di Dybala, ragazzi. Io l'ho sempre visto superiore a Dybala, nonostante Dybala è il mio idolo. Ma perché Dybala non è mai stato valorizzato al 100%. Neymar, sì, al Paris Saint-Germain, Neymar è stato valorizzato al 100%. Mentre la Juve Dybala non ha avuto questa opportunità. Però per me Neymar è il secondo più forte al mondo. E primi, lo so ragazzi, mo mi ridete in faccia. Mi direte: hai vinto il premio grazie al cazzo Awards. No ragazzi, semplicemente non riesco a metterne uno davanti. Io ho sempre visto meglio Messi. L'anno scorso è meglio Ronaldo, perché Messi ha fatto un anno un po' così così. Però quest'anno io non mi sento di mettere sotto Messi, ragazzi, perché ha fatto più di Ronaldo. Ha fatto 30 assist lo scorso anno. Quest'anno ne ha già fatti 15, il portoghese appena 4, ragazzi. Cioè, non so se mi spiego. Il portoghese ha fatto 4 assist, 11 in meno di Messi, anche se ha fatto 3 gol in più. Che poi dipende da quando guardate il video. Però in questo momento Ronaldo ha fatto 3 gol in più di Messi. Lo scorso anno 5 gol in più, ma tipo come 20 assist in meno. Ragazzi, trovatemi voi. Ora, in questo momento, non in tutta la storia, chi è il più forte tra Messi e Ronaldo? Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare i mi piace. Caso contrario, un dislike. Commentate se siete d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscrivetevi al canale. In descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monisport07 è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.